Benvenuti, ben ritrovati a questo appuntamento con le strategie Aikinashi applicate ai turbo open-end di Unicredit e oggi il focus è sul titolo Prismian, dove venerdì scorso c'è stato il breakout, la violazione di una resistenza in area 28 e 74, quindi da oggi possibile estensione di questo movimento al rialzo. Quindi stiamo vedendo una situazione Aikinashi non di inversione, ma di prosecuzione del trend con la violazione appunto di questa resistenza 28,74 euro. E il livello successivo è quella sui massimi storici. Qui, quando linea è disegnata sui 30,51, da quando poi con la candela rossa del gennaio 12 gennaio 2021 ci fu un movimento al ribasso, lo stesso da dove adesso praticamente poi è ripartito dai minimi di marzo 2021. Quindi andiamo sul sito di Unicredit. Il link di questo sito lo trovate anche sotto nella descrizione del video su YouTube. Andiamo su filtro, cerchiamo turbo open end call al rialzo, quindi tipo di sottostante azione, e sottostante andiamo proprio a scegliere Prismian, eccolo qua. Quindi turbo open end call perché ha una via rialzo, put perché ha ribasso, azione e Prismian. Ed ecco qua l'offerta Unicredit. La prima cosa da vedere è il prezzo strike, che rappresenta lo stop loss. Il sito ci agevola poi la lettura con la distanza in percentuale dalle quotazioni attuali di questo prezzo strike. Vedete, più ci avviciniamo, questo è 12,49, quello più vicino, 26,029418, più aumenta il moltiplicatore e diminuisce anche il prezzo a cui si può comprare. In questo momento 4,61 euro. Ricordo che sto parlando di prodotti quotati a Piazza Affari, Borsa Italiana, segmento Sedex, e comunque è vero che si tratta di prodotti ad alto rischio con la leva, però il rischio è limitato perché non si può perdere più del capitale investito. Quindi se decidete di investire 500 euro, 1000 euro, 5000, 10.000 euro, quello che è, anche con una leva piuttosto elevata, non si perde più di quella somma. Quindi sapete che se dovesse toccare lo stop, potete anche chiuderla prima, non necessariamente dovete attendere che vada a toccare il prezzo strike, e si gestisce come qualsiasi altro strumento finanziario. Per sapere quanti turbo si possono comprare, dovete dividere l'ammontare del capitale che voi volete investire in questa operazione. Quindi ipotizziamo 1000 euro, fate 1000 diviso quello che è il prezzo lettera che vedete nel momento in cui su book state per fare l'operazione e avete il numero dei turbo. Questo è un prezzo strike a 26,02 euro. Torniamo sul grafico. 26,02 euro significa qui, quindi ampiamente sotto quello che poteva essere il minimo di periodo, quello del 19 maggio, a 27,83 euro. Poi ovviamente si può scegliere anche uno strike più distante, cioè quello più lontano, 42 punti percentuali a 17,28 euro. E altro grande vantaggio dei turbo: non hanno scadenza, quindi non c'è l'assillo di doverle chiudere perché ci si sta avvicinando alla fine naturale del certificato. Qui non c'è scadenza. E per oggi è tutto, grazie, al prossimo appuntamento con le strategie Aikinashi applicate ai turbo open end.